prendere quei 4 soldi che abbiamo e darli come priorità alle ditte che investono in innovazione e ricerca, a quei giovani a cui dobbiamo dare dei contratti di programma affinché possano sviluppare le loro professionalità all'interno del nostro paese, e mettere in condizione le ditte che assumono queste persone di avere delle agevolazioni fiscali in modo che rende conveniente l'assunzione dei giovani, che è conveniente l'assunzione delle persone, abbassamento delle imposte, imposte che devono essere pagate a tutti, incentivi all'innovazione e alla ricerca, incentivi a quelle imprese che assumono appunto queste professionalità prima che scappano via.